perché qualcuno non era d'accordo. Per me è stato un errore, perché poi bisognerebbe chiederlo a qualche polacco, a qualche ungherese o a qualcun altro. Secondo me si farà, perché si farà, si è perso tempo. Si è perso tempo, poi sicuramente la guerra ha complicato le cose perché le posizioni fra Polonia e Ungheria erano evidentemente diverse. Qua io non parlo di un grande gruppo, poi destre, qua sono movimenti politici assolutamente diversi l'uno dall'altro, noi siamo autonomisti, federalisti, quindi è una cultura politica che non necessariamente è di destra, anzi, però ognuno rimanendo nella sua famiglia popolare, conservatrice o identitaria, se ci mettiamo insieme, lavoriamo a un accordo e a un programma comune per l'Europa, si può governare. Se qualcuno di queste famiglie dice di no a qualcun altro, la partita è persa in partenza e l'unica alternativa è l'accordo popolari socialisti. Quindi lo dico con 9 mesi di anticipo e dico chiaramente che la Lega sarà indisponibile a sostenere qualunque maggioranza e qualunque commissione che comprenda i socialisti e la sinistra. Io lo dico fin da oggi. Noi siamo indisponibili a fare qualunque maggioranza in Europa che comprenda il Partito Socialista.